preliminare che la pubblicità dei lavori alla seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta della web TV della Camera dei Deputati. Ricordo che è prevista anche la possibilità di partecipare dal remoto per i colleghi che lo desiderino, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'esame del disegno di legge modifiche alla legge numero 185 del 90, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, approvata dal Senato, lo svolgimento dell'audizione informale di Francesco Vignarca, coordinatore della rete italiana Pace e Disarmo, che ringrazio. Segnalo che la rete nasce il 21 settembre 2020 dall'unificazione di due organismi storici del movimento pacifista italiano, la Rete della Pace, fondata nel 2014, e la Rete Italiana Disarmo, fondata nel 2004. Entrambi gli organismi hanno contato fino dalla loro formazione sul sostegno di decine di associazioni, organizzazioni, sindacati e altri movimenti della società civile italiana. Buongiorno Presidente. Saluto e ringrazio appunto Francesco Vignarca per la disponibilità a partecipare all'audizione e gli do subito la parola affinché svolga il suo intervento. Grazie, grazie mille all'onorevole Quartapelle, agli intervenuti, alle commissioni difesa ed esteri che hanno pensato di audirci. Sì, dalle note di introduzione si può dire che noi siamo un po' la memoria storica legata a questa normativa, perché la rete Disarmo, che poi appunto è confluita in rete Pace Disarmo, è nata proprio a seguito di una campagna nel 2002-2003, quando ci fu la prima modifica di questa normativa, e io personalmente la seguo da allora, come potete vedere dalla barba bianca. E di conseguenza ci siamo permessi anche nella documentazione che abbiamo inoltrato alle commissioni, che poi vi verrà messa a disposizione, anche di ricostruire un po' perché esiste la legge 185 del 90, da dove nasce. Nasce dopo gli scandali che avevano coinvolto l'Italia sull'esporto di armamenti negli anni 80, grazie a una forte pressione della società civile e ovviamente recepita anche dalle istanze parlamentari. Abbiamo già avuto fondamentalmente due modifiche della prima legge, sia nel 2003 che nel 2013, tramite regolamento però non modifica normativa, e c'è stato anche nel tempo di vita di questa norma così importante, sia da un lato l'entrata in vigore della posizione comune dell'Unione Europea sull'export di armamenti nel 2008, sia l'entrata in vigore e la ratifica anche da parte del nostro Paese del trattato ITT, sull'Arms Trade Treaty, sul commercio di armamenti, ratificato dal Parlamento nel 2013, entrato in vigore Natale 2014. Il mio intervento fa parte, se vogliamo, anche di un trittico di audizioni. Una l'avete già avuta la settimana scorsa con Giorgio Beretta, esperto di Opal Brescia, e domani anche con la Presidente di Banca Etica, Anna Fasano. Troverete tutta una serie di dettagli nel documento che vi ho mandato, e vi invieremo anche una lista di proposte emendative specifiche. Su quello, se volete, possiamo discutere, ma io vi sottolineerei soprattutto i principi per cui noi facciamo quelle proposte. Le abbiamo già fatte al Senato, dove c'è stato anche un buon confronto con tutti i gruppi parlamentari, e ci dispiace che alla fine un emendamento finale conclusivo presentato dal Governo, dalla relatrice del provvedimento a nome del Governo, abbia un po' cancellato tutta questa dinamica di confronto, perché fondamentalmente noi vi dico le cose positive che vediamo in questo provvedimento, e poi le cose negative, facciamo il contrario, di solito diciamo sempre le cose negative all'inizio. Noi riteniamo comunque positivo che ci sia la reintroduzione del CIS, del Comitato Interministeriale, perché riteniamo che su un tema così delicato come il commercio di armamenti, che la stessa legge prevede sia allineato alla politica estera e di difesa dell'Italia, ci sia una presa di posizione e una presa di responsabilità da parte del governo e delle parti politiche sia giusto, doveroso, e quindi che ci sia una reintroduzione del CISD va bene. Non pensiamo che valga la pena o sia opportuno che il CISD prenda in mano tutto, anche e soprattutto sui divieti. Abbiamo proprio visto di recente, con il caso legato a Israele, dopo gli attacchi terroristici del 7 ottobre, che invece la presenza di UAMA, cioè di un'unità di autorizzazione per il materiale di armamento all'interno del Ministero degli Esteri, abbia permesso
una repentina decisione sulla base dei principi e dei criteri di natura più tecnica e non di natura politica. Quindi secondo noi la presenza del CISD deve essere in qualche modo chiarita nei poteri e nelle decisionalità rispetto a un bilanciamento dell'UAMA, che è l'unità per l'autorizzazione di materiale e armamento, che ovviamente non ha competenze politiche ma svolge un compito tecnico molto importante e che per esempio negli ultimi anni ha introdotto anche nella stessa relazione al Parlamento, e ne parlerò dopo, tutta una serie di miglioramenti che anche noi avevamo sollecitato. Quindi riteniamo che sia importante anche avere una contropartita tecnica. Poi, dal nostro punto di vista, riteniamo che sia un grosso problema e infatti sono stati anche rigettati degli emendamenti al Senato in tal senso, che non ci sia una riferimento al già citato Arms Trade Treaty. Il Trattato internazionale sul commercio di armamenti è la prima norma internazionale che regola questo tipo di commercio e che introduce a livello internazionale gli stessi principi o lo stesso approccio che la legge italiana aveva, cioè il fatto che il commercio di armi non si possa considerare un commercio come altri commerci, proprio per gli impatti che ha sui conflitti, sulle possibili violazioni dei diritti umani e sulle politiche estere di difesa di un paese. Di conseguenza è ovvio che il testo attuale della legge non abbia un riferimento all'ATT, perché è entrato in vigore dopo, qualche decennio dopo la legge, ma nel momento in cui il Parlamento mette mano alla legge stessa crediamo che sia fondamentale avere un punto di riferimento anche su questa normativa, che se ha l'approccio similare a quello della nostra legge ha alcuni criteri differenti e di conseguenza sappiamo per la gerarchia delle fonti che il trattato viene prima di una legge, un trattato internazionale viene prima di una legge nazionale, e quindi questo lo riteniamo un punto grave di non segnalazione. Poi sul tema della trasparenza noi abbiamo anche diffuso, lo trovate come link nel documento che vi ho inviato qua proprio oggi, una nostra valutazione degli ultimi dati. La relazione al Parlamento attualmente può essere anche migliorata, può essere considerata farraginosa, noi abbiamo proprio fatto delle proposte anche emendative di miglioramento per renderla più leggibile, ma ci fornisce un grado di trasparenza e di visibilità di molti dati che invece il testo approvato al Senato secondo noi farebbe diminuire, e questa è proprio una prerogativa del Parlamento che non l'ha esercitata sempre, anche se in passato ricordo proprio in questa commissione esteri ci sono state anche le nostre audizioni, ma che è importante che venga come dire esercitata. Tra l'altro notiamo anche invece come elemento positivo che quest'anno il governo ha trasmesso al Parlamento nei tempi di legge, e quindi questo è un dato positivo. Spesso e volentieri si andava in ritardo di settimane se non mesi, invece il Parlamento quest'anno ha ricevuto le informazioni dal governo in maniera tempestiva e dovrebbe quindi andare a discuterle. Secondo noi dobbiamo integrare meglio le informazioni della relazione, ma non dobbiamo toglierle. In particolare ci sembra grave, ma ne parlerà domani Anna Fasano, che venga eliminata completamente la parte della relazione dedicata alle interazioni degli istituti di credito con il commercio di armamenti. Poi in generale riteniamo due altri elementi problematici: la cancellazione della possibilità che era presente finora per UAMA, cioè per l'unità per l'autorizzazione di materiale e armamento, di interagire con le ONG riconosciute a livello internazionale per la valutazione delle violazioni dei diritti umani, era prevista, viene tolta, non capiamo perché. È un problema che l'unità prenda contatti con le ONG internazionali per capire le situazioni, poi ovviamente mantenendo la propria decisionalità, non vogliamo essere noi a decidere, ma che non sia previsto nemmeno la possibilità di interagire ci sembra abbastanza grave. E anche riteniamo che la cancellazione dell'ufficio di coordinamento della produzione di materiale di armamento presso la Presidenza del Consiglio sia negativa. Da un lato perché va un po' in direzione contraria alla reintroduzione del CISD, cioè tutto viene messo in capo a un comitato che è presieduto dalla Presidenza del Consiglio, ma viene eliminato l'ufficio presso la Presidenza del Consiglio che ha sempre coordinato le situazioni anche di trasparenza sulla relazione. È vero che dalla riforma del 2013 in poi, col nuovo regolamento, fondamentalmente è UAMA presso il Ministero degli Esteri a diventare autorità nazionale e quindi a prendersi in carico molti dati e molte decisioni, quindi l'ufficio presso la Presidenza del Consiglio è un po' avuto ridurre le proprie competenze rispetto agli anni precedenti. Io mi ricordavo che noi facevamo gli incontri là ai tempi 2005-2006, mentre adesso è più con UAMA che c'è una relazione. Però è anche vero che questo ufficio era l'unico che aveva un compito particolare che la legge assegna, quello di prevedere eventuali progetti di riconversione dell'industria militare. Cancellandosi l'ufficio che aveva in carico questa funzione, anche la possibile progettualità sulla
diciamo, spostamento eventuale di risorse o di riconversione dell'industria non si potrà più applicare, perché non c'è nessuno che la applica fondamentalmente. E quindi anche questi due elementi, magari più tecnici rispetto a quelli più globali che ho segnalato, secondo noi sono fondamentali da tenere in considerazione e andrebbero reintrodotti nella vostra analisi che farete qui in Commissioni Riunite. Finisco dicendo che ovviamente questa è una materia complessa, ovviamente ci sta che ci sia una modifica anche nel corso del tempo, perché abbiamo visto appunto modificarsi anche i contesti internazionali e noi stessi non abbiamo rigettato del tutto questo DDL, ma abbiamo sottolineato le parti positive così come quelle negative. Quello che però ci sembra del tutto da rigettare è un certo tipo di approccio che ha motivato questo DDL, cioè quando si dice, e questo è stato sottolineato non solo nelle documentazioni governative ma anche in tutta una serie di interventi che sono stati precedenti alla introduzione dell'IDL e sono stati precedenti anche di alcuni anni in alcuni casi, cioè il fatto che bisogna intervenire sulla legge 195 del 90 perché l'industria militare italiana ha troppi lacci e lacciuoli, fatemelo dire così, o ha troppi blocchi, ha troppe regole rispetto ai partner industriali europei o internazionali. Questa cosa è secondo noi sbagliata e non reale, non vera, da un lato perché in realtà i nostri partner sono tutti sottoposti alle medesime legislazioni internazionali già citate che sono quindi vincolanti per loro come lo sono per noi, quindi non possono fare delle cose in più, al massimo noi sicuramente abbiamo elementi di trasparenza maggiore, ma questo credo che su un tema che in passato ha visto appunto scandali anche dal punto di vista corruttivi, ricordo che il commercio internazionale di armi è responsabile secondo i dati SIPRI del 40% della corruzione mondiale, quindi più trasparenza abbiamo su questo tema meglio è, ma soprattutto che i dati diffusi di recente, non solo quelli della relazione governativa, ma anche i dati dello stesso SIPRI sul commercio internazionale di armi, dimostrano che l'industria italiana sta avendo negli ultimi tempi in realtà un aumento delle proprie vendite all'estero. I dati SIPRI dicono, fanno un paragone tra il quinquennio appena finito e il quinquennio precedente, c'è stato un aumento dell'86% in TIV, che è questa forma di valori di trend che il SIPRI introduce. Quindi dire che abbiamo bisogno di una modifica della legge perché l'industria italiana è in condizioni di inferiorità dal punto di vista delle norme rispetto ad altre industrie è, secondo noi, smentito dai fatti. E quindi benvenga un dibattito su questo tema, benvenga anche una modifica, un allineamento, come abbiamo detto, alle norme internazionali, ma credo che dobbiamo partire sicuramente dai dati reali e non da ipotesi. Detto questo, ovviamente per noi la legge 195-90, che comunque, e l'ho scritto anche stamattina in editoriale per Avvenire, non è una legge pacifista disarmista, perché la legge pacifista disarmista su questo tema sarebbe non si producono e non si vendono armi, quindi è già per noi un livello di mediazione, però un livello di mediazione comunque che ci è caro e riteniamo importante proprio perché ha introdotto dei principi, delle norme e dei caratteri di trasparenza che sono stati innovativi e hanno influenzato le norme internazionali. E noi questo lo diciamo sempre quando facciamo gli incontri non solo con le ONG internazionali, ma ad esempio anche a livello di COARM, che è il comitato intergovernativo europeo che si occupa di queste cose. Per cui noi non faremo di tutto affinché questo grado di trasparenza e di capacità di intervento sul commercio di armi venga mantenuto. Sapete che è in corso una iniziativa che poi domani illustreremo alle 10 in conferenza stampa sempre qui a Montecitorio e vi segnalo che proprio a tutti i gruppi parlamentari arriverà poi anche un invito per un'interazione con la società civile in un evento che faremo a metà aprile. Vi ringrazio per l'attenzione e sono ovviamente a disposizione per domande o chiarimenti. Grazie mille, ringrazio il dottor Vignarca, chiedo a i deputati presenti se ci sono domande. Onorevole Boldrini. Sì, grazie Presidente, ringrazio il dottor Vignarca per questa audizione ma anche per l'impegno che porta avanti da decenni sul tema appunto delle questioni belliche, in particolare il disarmo nucleare, parte attiva della campagna ICAN che ha vinto il premio Nobel anche per essere riusciti a portare a casa il trattato per l'abolizione delle armi nucleari, quindi una mobilitazione che anche nel nostro paese si è diffusa con la società civile che ha contribuito all'ottenimento di quel incredibile risultato che nessuno di noi poteva immaginare fosse possibile. Questo si
va a conferma che quando la società civile crede nei principi e nei valori riesce poi nel proprio intento. Ecco, dico questo perché credo che sia nostro dovere di questa Commissione riuscire a recepire le considerazioni che sono state fatte dal dottor Vignarca in merito alla riforma di questa legge. Una legge che, è stato detto, ha fatto dell'Italia un paese apripista in qualche modo per la regolamentazione della materia e che quindi noi dovremmo conservare e migliorare eventualmente, non andare a indebolire e anche a rimettere in discussione, perché il non detto appunto del fatto che l'industria delle armi ha troppi condizionamenti in Italia, ecco, questo non detto oggi porta la destra a riconsiderare l'assetto di questa legge e l'impianto di questa legge, limitarne anche la trasparenza, vuol dire inficiare, svuotare totalmente la legge 185. Quindi io volevo chiedere al dottor Vignarca intanto una sua valutazione. Io parlo in questo modo dopo aver visto i cambiamenti che vorrebbero apportare, ma se è vero, se lui mi può confermare che questa legge così come viene, diciamo, emendata e quindi riconsiderata possa ancora avere un senso, se non siamo di fronte a un reale svuotamento di questa legge e quali sono le maggiori criticità. Lui prima ci ha fatto un elenco di punti, ma io vorrei capire qual è quello che andrebbe proprio dovrebbe essere evitato per impedire lo svuotamento della legge. E poi vorrei capire a livello europeo come è regolata la materia, cioè se questa legge 185 è in linea con la normativa europea e eventualmente se non lo è in che cosa è più evoluta rispetto alla normativa europea e quindi capire appunto quello che fa di questa legge qualcosa da salvaguardare proprio perché apripista nell'ambito della trasparenza nel settore dell'industria delle armi. Grazie. Allora, grazie. Non so se ci sono altre questioni, domande, altrimenti darei la parola al dottor Vignarca per grazie. Rispondere. Allora, se domani la legge fosse cancellata del tutto, non ci sarebbe un vuoto normativo, proprio perché nel corso del tempo sono arrivate la posizione comune europea e il trattato ITT. Quello che bisognerebbe fare però è riorganizzare l'implementazione di questi trattati internazionali. Nel 2013... quando è stata fatta la ratifica, tra l'altro Boldrini era presidente e abbiamo dato sia a lei sia all'allora presidente Grasso una targa per ricordare il fatto che questo trattato è stato votato all'unanimità dal Parlamento. Io non so quanti voti unanimi ci siano nel Parlamento italiano, proprio perché tutte le forze politiche riconobbero il fatto che noi eravamo già in una posizione di privilegio avendo una legge vecchia di almeno quasi 25 anni. E durante quel dibattito venne detto esplicitamente che il DDL di ratifica non aveva bisogno di implementare dei meccanismi perché i meccanismi c'erano già ed erano quelli della 185. Quindi dal punto di vista dei meccanismi è fondamentale che esista perché è quello che permette alle norme di funzionare, non servirebbe più, tra virgolette, fatemi fare questo paradosso, dal punto di vista dei principi perché ci sono già quelli delle norme internazionali. Quindi si potrebbe dire ok, manteniamo i meccanismi ma tutte le norme sono quelle internazionali e i criteri, ed è per questo che ci sembra la prima mancanza grave quella di un riferimento a questi criteri, che sono similari a quelli della legge ma non sono uguali. Vi faccio un esempio: la legge italiana prevede che sia vietata l'esportazione di armamenti verso paesi in cui siano documentate gravi violazioni di diritti umani, e non viene definito cos'è gravi, se sono tanti, se è gravi dal punto di vista della tipologia, mentre invece il trattato internazionale, oltre ovviamente a impedire
l'export verso paesi in cui siano accertate le violazioni dei diritti umani, impedisce l'export in cui, nei casi in cui ci sia il sospetto che quel sistema d'arma possa essere utilizzato per commettere violazioni. Quindi capite che c'è un restringimento in un certo senso, per cui il primo elemento è quello del riferimento al trattato di TT. Il secondo elemento, e quello invece sì, e vengo alla seconda domanda, è un unicum italiano se vogliamo, è quello della trasparenza. Cioè in altri paesi i meccanismi sono più o meno similari. Poi dipende da Parlamento a Parlamento, in alcuni casi è più spostato la decisionalità verso l'esecutivo con un controllo parlamentare blando, in altri casi invece la scelta viene fatta da comitati addirittura misti tra esecutivo e Parlamento, e quelle sono le forme ovviamente che ciascuna democrazia si dà, però quello che nessuno come noi ha è un grado di trasparenza come quello che abbiamo avuto in questi anni di relazione, che è andato in parte deteriorandosi e che ovviamente diventa problematico se la relazione viene presentata sempre più tardi e il Parlamento non la discute, perché guardate che la relazione non è stata pensata per dare qualcosa da fare a Francesco Vignarca, Giorgio Beretta o altri, ma è stata pensata affinché i parlamentari poi avessero delle informazioni, perché proprio il principio della legge è: c'è una politica estera, la politica estera è determinata dal Parlamento sovrano, il governo la applica anche nel caso dell'export di armamenti, ma poi è il Parlamento che deve valutare se gli va bene o non gli va bene che ci siano cose del genere. Tanto è vero che nell'unico caso in oltre 30 anni in cui c'è stata, e lo sapete, ne abbiamo parlato tante volte, una cancellazione di una licenza legata appunto a bombe e sistemi d'arma verso l'Arabia Saudita, è stato fatto su decisione del governo, ma perché prima c'è stata una sospensione e poi un voto di una mozione parlamentare che lo chiedeva. Quindi riducendo la trasparenza in questo senso, non solo la società civile, l'opinione pubblica avrà meno informazioni, ma lo stesso Parlamento avrà meno informazioni. E questo credo che sia l'altro elemento fondamentale, al di là poi di tutti quelli secondari che vi ho sottolineato, che vi chiediamo di mantenere proprio per non svuotare una norma che, ancorché in alcuni casi, non dico superata, ma affiancata da normative internazionali, rimane per alcuni aspetti comunque importante. Diciamocelo chiaro, se non ci fosse stata, faccio un altro esempio recente e poi mi taccio, se non ci fosse stata la relazione al Parlamento fatta come è stata fatta questa, voi e noi avremmo meno informazioni per esempio riguardo all'invio di sistemi d'arma verso l'Ucraina, al di là della valutazione che si possa dare se ha senso o non ha senso mandarli, però vi ricordo che a voi è stato fatto votare in aula più volte dei decreti in cui addirittura si chiedeva di andare in deroga rispetto alla legge per la cessione di armamenti, una deroga che non serviva perché la legge norma quelle che sono le vendite, non le cessioni. Eppure lì è stato fatto, è stata data una richiesta in questo senso. Non si è saputo niente in questi mesi invece delle vendite, che si sono sapute solo oggi perché c'è una relazione al Parlamento che dice che sono stati venduti oltre 400 milioni di sistemi d'arma all'Ucraina. Ripeto, indipendentemente dalla valutazione che uno può dare di queste vendite, però si sa, c'è un'informazione, ovviamente non c'è il dettaglio, non viene detto quanti missili, di che forma, eccetera, e questo non ci deve essere in un certo senso, la capiamo la riservatezza, però l'impatto di questo tipo di vendite c'è, è evidente, e con una relazione ridotta noi non potremmo avere queste informazioni, ma soprattutto voi non potreste avere queste informazioni. Grazie, l'onorevole Baldino. Sì, la ringrazio, Presidente. Ringrazio il dottor Vignarca per la relazione e anche per il contributo molto dettagliato che ci ha fornito. E io mi soffermo in particolare su un emendamento sul quale lei ha richiamato la nostra attenzione, l'attenzione delle commissioni, approvato in sede di prima lettura al Senato, che è l'emendamento della relatrice, la Presidente Craxi, che riguarda di fatto e espunge il riferimento al capitolo all'attività degli istituti di credito operanti riguardo le operazioni disciplinate, cioè il fatto che ci siano delle banche nazionali ed estere operative nel settore dell'import-export di armamenti italiani. E lei considera in questa relazione, la rete considera questo è un emendamento molto grave inserito e approvato all'interno di questo DDL. Ecco, vorrei sapere, vorrei che circostanziasse questa affermazione e ci desse magari qualche elemento in più anche in termini di dati, rispetto anche per capire forse qual è il motivo per cui la maggioranza, insomma chi ha approvato questo emendamento, abbia espunto questo riferimento dal testo precedente. Grazie. Dottor Vignarca. Grazie della domanda, che peraltro mi permette anche di ricordare come proprio in sede di commissione, in quel caso non sono riunite perché al Senato sono già congiunte, la stessa Presidente Craxi avesse
prima dell'ultima seduta ha presentato degli emendamenti esattamente in linea con le richieste che vi ho fatto oggi, in particolare sulle ITT, in particolare sulla trasparenza, che sono stati ritirati all'ultimo momento per avere questo emendamento finale. Quindi c'era stato un confronto anche molto proficuo, a nostro parere, con i gruppi parlamentari al Senato. Allora, è chiaro che quello del tema delle banche è un tema delicato e che per noi è sempre stato cruciale. Avrete sentito parlare forse della campagna Banche Armate, no? Grazie a queste informazioni che da sempre vengono fornite in relazione al Parlamento, in passato sono stati esercitati delle pressioni sugli istituti di credito riguardo al loro coinvolgimento solo parziale in realtà, perché quella lista riguarda solo le banche che concedono i conti correnti per l'incasso, non dice niente sulle banche che finanziano, che aprono linee di credito, questa è tutta un'altra cosa, però quantomeno dava un primo punto di riferimento. Io mi ricordo, riparto all'inizio con la memoria storica che ho, che proprio nel 2004-2005 ci venne chiesto esplicitamente dal governo di smetterla con questa campagna perché creava tutta una serie di problematiche. La nostra intenzione era creare le problematiche, quindi ovviamente vedevamo questo come un successo dell'impatto. Tanto è vero che nel corso del tempo, soprattutto dopo la cambio regolamentare del 2013, quei dati sulle banche non sono più così affidabili. Prima c'era proprio un obbligo di segnalazione di tutti gli incassi ricevuti e quindi veniva fatta una tabella con gli incassi puri e semplici. Oggi c'è una tabella in cui sono le banche, in maniera non chiara, sia nelle questioni di tempistiche, cioè quando le fanno di incasso o di competenza, sia nei discorsi di che cosa significa, segnalano degli importi segnalati o accessori. Nessuno ci ha mai detto, nel corso di questi anni in cui abbiamo chiesto a UAM, alla presenza del Consiglio, cosa sia la differenza tra importi segnalati e importi accessori. Cioè io non so se gli uni sono gli incassi o gli altri riguardano le intergovernative oppure riguardano le intermediazioni, cioè non si sa. Quindi quello che sappiamo oggi è un dato molto grezzo di quelle che sono le banche coinvolte in questo commercio e più o meno dei numeri, dei valori complessivi. Oggi appunto nel comunicato stampa che trovate linkato nel documento che abbiamo mandato o trovate sul nostro sito, diamo alcuni elementi di alcune di queste banche, però segnalando che appunto sono veramente dei numeri molto aleatori in un certo senso. Eliminarli del tutto vuol dire che nemmeno questo si saprà. E guardate che questa eliminazione è molto più problematica per le banche che per noi, in un certo senso. Perché finora, giustamente, le banche, anche di fronte a una pressione della società civile o dei risparmiatori, avevano comunque la possibilità di dire sì, ma questi sono importi segnalati, autorizzati, è tutto in maniera legale, tutto in maniera chiara, è tutto in maniera trasparente. Un domani, se non ci sarà nemmeno questo elenco, le banche, a nostro parere, vedranno avere ancora più pressioni da parte dei consumatori, degli risparmiatori e delle società civili, perché a quel punto saranno solo loro responsabili di fornire un qualsiasi livello di dato. Mentre adesso comunque, ripeto, un po' più farraginoso, c'è un dato formale, ufficiale della Presidenza del Consiglio che lo manda al Parlamento, un domani saranno direttamente i consumatori a dover chiedere alle banche e saranno le banche a dover rispondere in maniera, secondo noi, non così semplice come ora può essere legittimamente dire c'è una norma, c'è un'autorizzazione, c'è una lista, vedete voi, perché è del tutto legittimo che un istituto di credito partecipi o non partecipi a questo tipo di commercio, che ripeto è ovviamente in un certo senso legale e sanzionato e trasparente. Oltretutto, e finisco, noi abbiamo sempre detto che pur essendo in principio disarmisti non violenti, quindi sognando un mondo senza armi, è chiaro che non siamo però così banalotti da non capire delle differenze. C'è differenza tra vendere 100 pistole alla Svizzera o alla Finlandia e vendere 100 bombe d'aereo all'Arabia Saudita. E questa differenza incrocia anche il tema degli istituti di credito. C'è differenza tra garantire una possibilità di incasso per le 100 pistole alla Svizzera, mi parla uno che abita a 6 km dalla Svizzera, quindi sa bene anche quali sono i pro e i contro di questa cosa, e fornire invece il proprio conto corrente per un incasso legato a vendite verso l'Azerbaijan, che quest'anno sono aumentate, o verso altri paesi. Quindi la trasparenza maggiore non è solo un problema, a nostro parere, né per l'industria né per le banche, ma può diventare una questione anche
per le stesse industrie, per le stesse banche, di far vedere che il loro coinvolgimento è di un certo tipo, e poi sta ovviamente all'opinione pubblica e al singolo cittadino valutare se questo coinvolgimento è giusto, sbagliato, positivo o non positivo. Però rendere più bassi i livelli di trasparenza aumenta anche l'indeterminatezza su quello che sono i coinvolgimenti delle industrie e delle banche, e quindi a nostro parere aumenta anche la pressione. Grazie mille, ringrazio il dottor Vignarca per il contributo che ha dato, per il documento che ha distribuito, che credo possa essere la base per il lavoro emendativo e la discussione successiva sugli emendamenti in commissione, e dichiaro concluse le audizioni della giornata di oggi.